Vediamo di capire meglio come funziona la variabile accumulatrice. Sia a dollaro la stringa Giuseppe. La variabile accumulatrice a dollaro si inizializza ponendola uguale alla stringa vuota. Ciò ciclo iterativo che va dal primo carattere all'ultimo della stringa data. Ad ogni passaggio del ciclo, la variabile accumulatrice aggiorna il suo vecchio valore con il carattere dato dalla funzione mid dollaro di a dollaro relativamente alla posizione iesima. Ad ogni passaggio stampa il valore di acq dollaro. Questo è un ciclo di ritardo dell'esecuzione per permettere una migliore comprensione di quanto fa il programma. Next T chiude il ciclo iterativo. Mandiamo in esecuzione. Vedete, ad ogni passaggio aggiunge un successivo carattere della stringa data. G, G, Giu, Gius, Giuse, Giuseppe, Giuseppe. Giuseppe. Il programma mostra come ricavare a 1 dollaro, ovvero sia la sottostringa contenente quanto si trova a sinistra di txt dollaro, la parola cercata, e a 2 dollaro, la sottostringa contenente tutto quanto si trova a destra di txt dollaro. Sia a dollaro la stringa. Io conosco un tale di nome Giuseppe che vive a Priverno. Il programma troverà a 1 dollaro, ovvero sia tutto ciò che si trova a sinistra di Giuseppe, porrà Giuseppe con caratteri maiuscoli e troverà a 2 dollaro tutto ciò che sta a destra di txt dollaro Giuseppe. Qui comincia il ciclo iterativo con contatore I che va dal primo all'ultimo carattere della stringa a dollaro. Questa è la variabile accumulatrice. Se quanto si trova a destra della variabile accumulatrice con una lunghezza pari a quella di txt dollaro è uguale a txt dollaro, allora, a 1 dollaro è uguale a cosa? In effetti, acq dollaro, quando lui trova Giuseppe, sarà uguale a questo. Per avere a 1 dollaro dobbiamo praticamente prendere tutto ciò che si trova a sinistra di acq dollaro meno la lunghezza di Giuseppe. Ok? A 2 dollaro invece sarà uguale a tutto ciò che si trova a destra della stringa a dollaro meno acq dollaro, meno questo. E poi stampa. Questi print servono soltanto per dividere un output dall'altro. Qui ci stamperà a 1 dollaro e a 2 dollaro. Qui invece andrà a ricavare i singoli caratteri ASCII di ciascun carattere della stringa. A 1 dollaro. Cosa che farà anche con la stringa a 2 dollaro. Ma andiamo in esecuzione. Un momento. Facciamo così perché cambiamo la dimensione del font, che altrimenti non si vede. Da 14 mettiamo 10. Ok, mandiamo in esecuzione questa volta. Ok, adesso si riesce a vedere tutto.
Allora, io conosco un tale di nome Giuseppe che vive a Priverno. Praticamente è la stessa frase, solo che Giuseppe è tutto maiuscolo ed è preceduto da $1 che io conosco un tale di nome e seguito da $2 che vive a Priverno. $1 termina con codice ASCII 32, cioè spazio vuoto. E A2$ comincia con caratteri ASCII, codice ASCII 32, spazio vuoto. Perché prima di Giuseppe c'è uno spazio vuoto e dopo Giuseppe c'è uno spazio vuoto. Il programma risolve il caso in cui la parola cercata TXT dollaro è presente più di una volta nella stringa, come amore nella stringa 21, o nel caso in cui è inclusa in un'altra parola, come monti, nella parola monticciuoli nella stringa 14, o nel caso in cui è preceduta dal solo articolo e apostrofo, come azzurro nella stringa 5, o quando è preceduta da preposizione articolata e apostrofo, come abita nella stringa 11. Si definisce il valore massimo del numero delle stringhe. Si dimensionano le matrici monodimensionali del programma. Si legge, no, il programma legge le Imax stringhe assegnate, dove Imax è stato precedentemente posto uguale a 28. E quindi avremo 28 stringhe. Si assegna il contenuto alla variabile txt dollaro della parola cercata. Nel primo esempio, txt dollaro sarà uguale ad amore. Ciclo iterativo esterno con contatore i che prende in esame le stringhe dalla prima all'ultima, quindi dalla stringa numero 1 alla stringa numero 28. Algoritmo per calcolare il numero di parole presenti in una stringa. Ciclo iterativo interno con contatore JR che va a prendere ciascuna delle count parole di una stringa. Si pone il valore della variabile di comodo word dollaro pari al valore della parola JR esima della stringa. Il Nella parte A, cioè nel torcone di programma contrassegnato dalla label A, si prende in considerazione tutto ciò che è a sinistra della txt dollaro. Quindi si potrebbe essere il caso della parentesi tonda a sinistra, della parentesi quadra a sinistra, delle virgolette doppie e basse a sinistra, delle virgolette italiche a sinistra, apostrofo che occupa il secondo posto della parola e rimanda alla label B. E apostrofo che occupa il quinto posto della parola. 40 il codice ASCII della parentesi tonda sinistra, 91 il codice ASCII della parentesi quadra sinistra, 171 è il codice ASCII delle virgolette doppie basse sinistra, 147 è il codice ASCII delle virgolette italiche sinistra, 146 è il codice ASCII dell'apostrofo. Nel caso in cui questo occupa il secondo posto della parola, 146 è ancora il codice ASCII dell'apostrofo. Nel caso in cui questo occupa il quinto posto della parola. Nel secondo troncone contrassegnato dalla label B, si prende in considerazione tutto ciò che appare a destra della txt dollaro, che può essere una parentesi tonda a destra, una parentesi quadra a destra, virgolette doppie e basse a destra, virgolette italiche a destra, virgola, punto, punto e virgola, due punti, punto interrogativo, punto esclamativo. Nel caso in cui word dollaro è uguale alla parola cercata txt dollaro, l'esecuzione del programma passa alla subroutine splitting. PSD
viene chiuso il ciclo iterativo interno, quello col contatore CIR. Se il valore della variabile verificatrice yes dollaro è diverso da yes, viene segnalata la non occorrenza nella stringa i. Se il valore della variabile verificatrice yes è dollaro e yes, viene segnalata l'occorrenza nella stringa i e viene stampato il contenuto A1 dollaro di, cioè quanto si trova a sinistra di txt dollaro, il contenuto di txt dollaro con caratteri maiuscoli e il contenuto di A2 dollaro di, cioè quanto si trova a destra di txt dollaro. Si pone il valore della variabile verificatrice yes dollaro uguale alla stringa vuota finché parta da 0 al passaggio successivo. Questa print serve solo per formattare l'output. Vediamo ora in dettaglio cosa fa la subroutine splitting. La variabile accumulatrice acqdollaro viene inizializzata ponendola uguale alla stringa vuota. Il contatore SP del numero di volte che occorre una parola viene inizializzato a 0 affinché al passaggio successivo riparta da 0. Questo contatore SP è utile quando nella stringa la parola txt dollaro da cercare presenta più di una occorrenza, quindi memorizza queste occorrenze. Poi andremo a prendere la occorrenza 1. Ciclo iterativo dal primo carattere all'ultimo di una stringa. Il valore attuale della variabile accumulatrice acqdollaro è uguale al suo vecchio valore più il valore xiesimo della funzione middollaro. Si pone yes come contenuto della variabile yes per dire al programma che si è incontrata un'occorrenza. E questo è il nocciolo duro del programma. Se la sottostringa che si ottiene con i caratteri più a destra di acqdollaro pari alla lunghezza di txt dollaro uguale a txt dollaro, si incrementa il vecchio valore del contatore di una unità del contatore SP. 1 dollaro che memorizza tutte le SP occorrenze della parola txt dollaro nella stringa viene posto uguale ai caratteri a sinistra di acq dollaro, il numero pari alla differenza tra le lunghezze di acqdollaro e txtdollaro. Todollaro che memorizza tutte le SP occorrenze della parola txtdollaro nella stringa viene posto uguale ai caratteri a destra di adollaro, il numero pari alla differenza tra le lunghezze di adollaro e acqdollaro. A1 dollaro di i, ciò che apparirà a sinistra di txt dollaro, sarà pari a 1 dollaro di 1 corrispondente alla prima occorrenza, nel caso in cui la parola da cercare presenta più di un'occorrenza. Mentre A2 dollaro di i, ciò che apparirà alla destra di txt dollaro, sarà pari a 2x dollaro di 1 corrispondente alla prima occorrenza nel caso in cui la parola da cercare txt dollaro occorra più volte. Mandiamo in esecuzione. La parola da cercare sarà amore. E in effetti lo trova alla stringa numero 21. Ecco, rende capitalized, cioè in lettere maiuscole, la prima occorrenza, l'amore, certo, l'amore. Fuoco e fiamme per un anno, cenere per 30. Lo sapeva lui che cos'era l'amore. Cerchiamo adesso Monti. E poi cercheremo Monticciuoli. Monti.
Tutte queste stringhe non lo trova. Ecco, lo trova nella stringa 25, nella 26 e nella 27. Nell'affresco del soffitto si risvegliarono le divinità, le schiene di tritoni e di driadi che dai mondi e dai mari, fra nuvole, lampone e ciclamino, si precipitarono verso una trasfigurata conca d'oro. Guardi, stringa 26, guardi eccellenza, e additava i monti scoccesi della conca d'oro, ancor chiari in quell'ultimo crepuscolo. Adesso la parola da cercare sia azzurro. Presenta il caso in cui l'apostrofo occupa la seconda posizione. Cioè, la parola da cercare è preceduta solo da due caratteri, dall'articolo e dall'apostrofo. Ecco, ho trovato tre occorrenze. La prima è alla stringa 10, un ambientino azzurro e argenteo. Non è il caso dell'apostrofo. Stringa 25, stemma azzurro, non è il caso dell'apostrofo. Ecco qua, la stringa 5, però già gli si parlava poco perché l'azzurro freddo dei suoi occhi, intravisto fra le palpebre pesanti, faceva perdere le staffe agli interlocutori. Vedete, azzurro, parola da cercare, txt, dollaro, preceduto dall'articolo lo e l'apostrofo. Ultimo caso, parola da cercare, habitat, preceduto da apostrofo in quinta posizione, cioè avevo la parola da cercare txt dollaro è preceduto dalla prima posizione articolata più l'apostrofo. Dovrebbe esserci una sola occorrenza. Come in effetti è stato il caso. Ecco, alla stringa numero 11. Un temperamento autoritario, una certa rigidità morale, una propensione alle idee astratte che è nell'habitat molliccio della società palermitana. La parola c'è habitat preceduta dall'apostrofo in quinta posizione.